Buongiorno ragazzi, mi raccomando, se volete sostenere il canale lo potete fare gratis iscrivendovi, facendo un semplice clic con questo, clic e attivate la campanellina. L'Internazionale Football Club manifesta la totale contrarietà a qualsiasi ipotesi di Superlega. E conferma quello che poi aveva detto anche l'anno scorso, ovvero sia il totale disinteresse verso questa competizione. L'Inter, insieme a Bayern, insieme a Atletico Madrid, insieme a tutti gli inglesi, che addirittura si parla di un'eventuale legge che vieta l'ingresso in Superlega, si dissocia da questa. Da questa eventuale competizione che leggevo proprio prima, che per metterla in piedi tra gestire tutte le banche, gestire l'indotto economico, gestire calendari, servono 2 o 3 anni. Quindi mi dispiace per chi diceva che Zhang aspettava la Superlega salva Zhang. L'Inter si è totalmente dissociata. Mi dispiace anche che professionisti o presunti tali che volevano fare informazione, che addirittura si aggrappano a delle fandonie veramente maccheroniche, dicendo che l'Inter sta bluffando e che poi fra un anno, quando tra l'altro gli ricordo che scade il prestito fra 4 mesi, ma l'Inter fra un anno, quindi quando è finita la stagione, fra 6 o 7 mesi, praticamente ritorna da quelli della Superlega e gli dice: no ragazzi, guardate, noi stavamo scherzando, l'abbiamo fatto per tenerci buona l'UEFA. Una roba vergognosa quello che è stato detto. È una vergogna sentire persone che vogliono fare informazione, è una vergogna sentire dire certe cose. È un'offesa all'intelligenza dei tifosi dell'Inter. È un'offesa ai tifosi e all'intelligenza soprattutto delle persone. Totale contrarietà a qualsiasi ipotesi di Superlega e conferma la propria linea, che è sempre quella della valorizzazione dei campionati nazionali, della meritocrazia sportiva, della salvaguardia delle passioni popolari, del rispetto delle istituzioni sportive nazionali e internazionali. L'Inter si era già dissociata dalla Superlega e conferma. Voi pensate se fra 6 mesi gli dice l'Inter: no, stavo scherzando, ora mi interessa perché è finito il campionato. E questo è il messaggio che vogliono far passare. Quindi salva Zhang, non c'è più. Fra 4 mesi ci sono da dare 384 milioni ad Oaktree e Zhang non ha potuto darglieli. Quindi la storia sta per finire. Ma veniamo a noi, veniamo al campo. Il calcio, sento parlare di questo Buchanan, come si chiama? Lo conosco poco, l'ho visto giocare 2 volte, non è che mi abbia impressionato più di tanto. Comunque ha un bello spunto, è abbastanza veloce, non fa tantissimi gol, ha 25 anni e ancora gioca in Belgio. Quello vuol dire fino a un certo punto, anche se un fenomeno non è, altrimenti a 25 anni non sarebbe ancora in Belgio, ma a parte quello. Io volevo ricordarvi, ragazzi, cose che fondamentalmente sapete benissimo anche voi, perché qui nessuno è un professore. E io, ricordatevelo sempre, io non sono uno youtuber, io sono un tifoso dell'Inter come voi. Ma bisogna ricordare, soprattutto c'è un mio amico, per scherzare, vabbè, lasciamo perdere, non lo posso dire. Bisogna ricordare che il calcio è una cosa semplice, perché come dice anche qualcuno, il calcio è un giochino semplice ed è la verità. Ma bisogna anche ricordare, e poi capirete perché sto facendo questo discorso, che chi gioca a questo giochino qui deve capire che è uno sport situazionale. Cioè il calcio è uno sport situazionale. Cosa vuol dire? Vuol dire che il giocatore, in qualunque ruolo, ma soprattutto in determinati ruoli, in ogni momento deve osservare la situazione che gli gira intorno a lui, reagire e prendere delle decisioni. Questo vuol dire situazionale. Delle decisioni. A livello nervoso, poi, perché è importante anche l'età? Perché a livello nervoso il cervello
si muove in base agli stimoli. Cosa succede? Muovendosi in base a questi stimoli, poi dopo il cervello li elabora velocemente questi stimoli e si mandano dei riflessi. I riflessi con l'età diminuiscono. Quindi in questo giochino qui l'età è importante. Quindi ora anche voi all'Inter, io capisco che ci sono soldi, ma io mi sono rotto i coglioni di vedere gli over 30. Tiriamo fuori qualche idea. Tiriamo fuori qualche idea, perché già è una squadra che gioca con 4 35enni, io mi scappello davanti a questi ragazzi. Ma non si può andare avanti con gli over 30. E io ti dico, quindi, a questa squadra, Bissek, che io per ora non lo vedo dietro, non lo vedo in difesa, ma lo vedo molto bene come sostituto per l'eventuale esterno titolare. Poi può migliorare, certo, è già migliorato. Però ho visto che non ha paura, personalità, prova la giocata, ha una grandissima falcata, perché a campo aperto è devastante, non sarà Maicon, non sarà mai Cancelo, ma comunque può tranquillamente giocare, te l'ho detto, l'ho paragonato a David Luiz, quello che era nel Chelsea. Giocava centrale, ma poteva giocare anche come esterno, non esterno offensivo, ma esterno difensivo. Poteva fare tranquillamente anche il tutta fascia. Poi Bissek che sicuramente avrà modo di migliorare a livello difensivo, avrà modo di capire il campionato italiano e potrà giocare anche centrale. Ma ad oggi non è pronto per me per giocare né braccetto e tantomeno nel ruolo di Acerbi, perché l'hai visto l'altra sera, quante volte te l'ho detto, se te sbagli nel ruolo di Acerbi sei finito. Cosa fa Zizé? Zizé si beve Acerbi come un crodino, vanno in porta e ci fanno gol. Buchanan può essere anche bravo, io lo conosco poco, quindi non lo posso giudicare. L'ho visto due volte per sbaglio, ma non mi ha impressionato più di tanto. Ma a noi non serve Buchanan, perché lì c'è Pavard, ci puoi adattare Bissek, anche se a Pavard non piace tanto quel ruolo. Per assurdo una mezz'oretta la può fare anche Darmian. Ah, ora quelli che rompevano le scatole hanno incominciato a dire, beh, in effetti Darmian tutta fascia non ce la fa più. È un anno e ti dico che ormai gioca solo di posizionamento. Quindi a noi non serve Buchanan. Perché io te l'ho detto ieri, ho paura di una cosa, che questi qui, che ancora il cinese non esce ora, magari esce fra 2 mesi, essendo un mercato cinese, faranno le stesse supercazzole come con Gosens, che vanno a prendere un giocatore prendibile, ma non che serve. Io ho paura di un'operazione facsimile a quella di Gosens, che con Perisic migliore esterno del campionato, te l'ho detto mille volte, vanno a prendere un giocatore fermo da 7 mesi, quando mancava come il pane o un attaccante o un centrocampista. Loro cosa fanno? Vanno a prendere Gosens, perché serviva dare un po' di crocchine ai cliceti e buttare fumo negli occhi ai poveri tifosi interisti che sono costretti a stare sotto regime della Cina, perché questi fanno ormai messaggi al popolo registrati. Ma di cosa stai ragionando? A noi non serve Buchanan. Finitela con le favolette. A noi serve un attaccante. Te l'ho detto prima, il calcio è uno sport situazionale, fatto di riflessi, fatto anche fatto di un discorso mentale, che con l'età cambiano queste cose. Ci avete rotto i coglioni a questi vecchi ora. Se non avete soldi, tenevi Pio Esposito, tenevi. Tenevi Satriano per assurdo. Tanto non potevano fare il peggio di questi qui. Concludo il video dicendo, occhio, perché come io te l'ho detto quest'estate, te lo ridico ora, perché siamo ancora cinesi per ora, che ancora non si è tolto dai coglioni. Occhio agli acquisti, fumo negli occhi, e non a quelli che servono a questa squadra, perché questa ormai era diventata, io voglio parlare già al passato, era diventata una società che non poteva fare acquisti nei ruoli dove gli servivano, ma poteva fare acquisti fattibili. Se prendono Buchanan, perché non lo pagano subito, parliamoci chiaro, mentre se vanno a prendere un attaccante magari devono tirare fuori i soldi, e i soldi non li tirano fuori, e siamo sempre lì, e Leon Kane si morde la coda, non lo so dov'è il cinese. Ciao Inter.